Che allenamento devo fare in fase di definizione? Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo e sono un personal trainer specializzato nell'allenamento di forza e potenza e nella preparazione atletica, in particolare negli sport da combattimento. Oggi andiamo a parlare di come posso allenarmi quando sto affrontando una fase di definizione. Fase di definizione che può venire da un piacere personale perché voglio perdere peso, dal fatto che devo fare una gara, quindi devo tagliare il peso, o dal fatto che devo prepararmi a una competizione, come può essere di powerlifting o di bodybuilding, quindi devo rientrare in delle categorie di peso. Ma quando sono in questa fase ipocalorica, come devo allenarmi? Ai tempi si pensava che durante la fase di definizione bisognasse modificare, adattare, cambiare l'allenamento proprio per quel periodo. Quindi è il classico: devi fare 20-25 ripetizioni, poco recupero e così via. Realmente a oggi si è capito che l'unica cosa importante per il dimagrimento è fondamentalmente il bilancio calorico. Quindi non è che l'allenamento che andate a fare va a intaccare il vostro dimagrimento, o meglio. Voi potete fare un allenamento anche dove bruciate tanto, dove fate poco recupero, dove alzate il numero di ripetizioni, ma se poi a casa mangiate un quantitativo di calorie eccessivo, voi comunque andrete ad ingrassare o comunque a non perdere peso. Quindi il mio consiglio è: l'allenamento deve essere programmato in base ai vostri obiettivi. Quindi se avete una gara, se volete ottenere qualcosa a livello di skills, se fate calisthenic, se dovete migliorare a livello tecnico, se fate qualcosa nel pugilato, nel sport da combattimento, se dovete fare il fiato, se dovete migliorare i pesi perché dovete fare una competizione. Cioè l'allenamento è una cosa e deve essere perseguito per inseguire i vostri obiettivi. Non deve essere modificato pensando di cambiare l'allenamento per dimagrire, ma tenete l'allenamento come lo state facendo, quindi con logica, con la preparazione che vi fate voi o che vi fa il vostro allenatore. Dovete guardare però al mangiare. Una cosa che però mi sento di consigliare è: state attenti comunque che voi non siete in ipercalorica o in normocalorica, avete comunque meno energie, quindi non dovete far finta che avete le stesse energie di prima. Per cui sicuramente l'allenamento in primis sarà più duro, quindi dovete mettervelo in testa. E una tattica, chiamiamola così, un trucchetto che io uso e che mi aiuta è modificare come faccio i pasti, sempre mantenendo le mie calorie giornaliere, in base all'allenamento. Esempio banale, io sono abituato a non fare colazione perché non ho fame, non mi piace e non mi trovo, e però se sono in una fase di ipocalorica e esempio, mi devo allenare alle 11 del mattino perché io lavoro su appuntamento, quindi l'allenamento varia. Non posso pensare di fare l'allenamento alle 11 del mattino e magari fare un allenamento pesante e essere a digiuno dalla sera prima, magari alle 8. Ok, quindi cosa faccio? Solitamente, se di solito faccio solo pranzo e cena, ok, ma devo fare un allenamento pesante o un allenamento lungo. Al posto di fare il mio solito pranzo e cena, le calorie le ripartisco mettendo anche la colazione, così io ho già un po' più di energia e non arrivo a metà allenamento che ho bruciato tutte le mie energie e non so neanche da che parte girarmi. Quindi, consiglio mio spassionato, quando siete in fase di definizione, in fase di dimagrimento, l'allenamento quello è, perché l'allenamento c'entra con i vostri obiettivi. C'entra con quello che voi volete raggiungere a livello di abilità, a livello fisico e così via. Il dimagrimento è dato dalla dieta, quindi dovete mangiare di meno, però ricordatevi che mangiando di meno avete meno energie. Quindi importante non arrivare ad allenamento, non cercare di non arrivare durante l'allenamento che poi si finisce la benzina, e cosa importante, tener conto dell'allenamento fatto e reintegrare subito dopo. Quindi, esempio, se io ho fatto un allenamento di corsa, un allenamento che può essere un'oretta di corsa per i miei svariati motivi. E se in un pasto devo mangiare la pasta e nell'altro devo mangiarmi il secondo con le verdure e ho fatto un allenamento di corsa, è opportuno che la pasta la vadi a mangiare dopo l'allenamento di corsa, così è anche più facile che io vada a reintegrare le energie che ho utilizzato per fare il mio allenamento. Contrario, se ho fatto un allenamento di pesi, preferisco reintrodurre una quota proteica dopo il mio allenamento. Quindi l'allenamento non va a cambiare chissà quanto,
dovete stare attenti però a dei piccoli dettagli riguardanti l'alimentazione, quindi pensare che avete meno energia, l'allenamento sarà più faticoso, non arrivate a metà allenamento spompi, quindi ricordatevi, se fate un allenamento pesante, di avere sufficiente energia nel corpo e di reintegrare dopo. Facendo così, voi non cambiate la vostra quota calorica giornaliera, però sicuramente vi potrete allenare con un po' meno di fatica. Grazie mille che avete visto il video fino a qua. Se vi è piaciuto, se mi lasciate un mi piace, un segui o un commento, è tutto ben accetto. Vi ringrazio perché la crescita di questa community è comunque solo merito vostro. Se avete qualsiasi domanda, fatemela pure nei commenti e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!